questa mattina. Il Vangelo ci presenta la parabola del pubblicano e del fariseo. E vogliamo in questo primo momento di purificazione chiedere al Signore la luce per sondare il nostro cuore, che influenza la nostra mente nel giudizio. È un peccato così abituale in noi che sfugge al senso di colpevolezza che ogni peccato deve suscitare in chi lo commette. Ci siamo abituati a questo stato di peccato senza che noi ce ne accorgiamo, vediamo l'amore di Dio, l'amore del prossimo. Ed è il pregiudizio, ossia un giudizio falso, un giudizio che in genere di condanna. Contro cui il Signore parla chiaramente e ci mette in avviso, sia nel Vangelo, sia attraverso gli Apostoli. Ed è uno dei gravi danni che noi facciamo all'anima nostra e facciamo all'assemblea dei figli di Dio, quando questo giudizio o pregiudizio noi lo manifestiamo. Il giudizio appartiene a Dio. E nei tribunali, per mandato di Dio, perché ogni autorità scende da Dio, il giudice valuta le ragioni pro e contro, sente l'avvocato e il pubblico ministero e poi formula il suo giudizio in base ai dati che è in mano. È il giudizio umano, che se è fatto con rettitudine, con verità e secondo Dio. Ma nella sfera privata spesso succede che noi siamo tutto, giudichiamo e condanniamo ed eseguiamo tante volte la condanna. Il guai è che non abbiamo in mano gli elementi per giudicare e ci arroghiamo il compito di giudicare. Innanzitutto il Signore dice: non giudicate e non sarete giudicati. E su questo tono Gesù più volte interviene, moltissime volte intervengono gli apostoli, perché è un peccato facile, facilissimo, di cui spesso non ci accusiamo, perché non abbiamo la coscienza nitida, retta. Abbiamo una coscienza molto alla buona. Chiediamo al Signore questa mattina di purificarci dai pregiudizi e da quello stato conflittuale che è dentro di noi, che ci porta alla facile critica e che è appunto uno stato di malattia spirituale in cui tante volte ci troviamo, lo stato conflittuale permanente
in cui affonda la radice la critica continua del prossimo, e in cui affondano le radici i pregiudizi contro persone con le quali noi siamo in conflitto o vogliamo entrare in conflitto. Noi siamo fatti così quando facciamo un giudizio su una persona, può cadere il mondo, quel giudizio permane. Quella persona può fare miracoli, se io lo giudico cattiva, sarà sempre cattiva. Quella persona è buona, può fare del male, è sempre buona. Perché io sono fissato in un giudizio. E questa fissazione affonda le radici in un conflitto interiore che ci portiamo tante volte dall'infanzia. E abbiamo bisogno di un risanamento interiore del conflitto che abbiamo, perché tutte le regole, tutte le esortazioni che ci facciamo noi stessi non arrivano a toglierci da questo peccato del giudizio e del pregiudizio. Abbiamo bisogno del risanamento del conflitto che è dentro di noi. Ho una carenza di amore, o qualche altra cosa che ci uscisse dalla nostra infanzia ci mette in uno stato conflittuale. Vogliamo sempre litigare, vogliamo sempre criticare, vediamo sempre il male dovunque, ma soprattutto appuntiamo il giudizio su una persona, su due persone, su tre persone le quali già sono state condannate da noi con giudizio irrevocabile. E sono stato condannato micidialmente da questa testa che abbiamo, che è un'arma micidiale che uccide, e condannato dal cuore, l'altra arma micidiale che uccide. E non c'è scampo, non c'è salvezza. E allora chiediamo al Signore di far luce dentro di noi, ma soprattutto di darci l'umiltà, perché chi giudica è uno che sale sul trono del giudizio che appartiene a Dio e fa le veci di Dio senza averne il diritto e non avendo gli elementi di giudizio, gli elementi soggettivi e oggettivi del giudizio. Chiediamo al Signore allora di risanare il nostro cuore dal conflitto, dallo stato conflittuale in cui tante volte veniamo a trovarci fin dall'infanzia. Chiediamo al Signore di non procedere alla facile critica dentro di noi e tantomeno ad esprimere la critica sulle persone e sulle cose. Perché tante volte, credendo di essere nel giusto, siamo nell'errore, credendo di far bene e di dire la verità, pratichiamo la menzogna. E non c'è stato peggiore di chi crede di essere nella verità ed è nella menzogna, propugna ciò che è falso, credendo che è vero. Chiediamo al Signore luce, perché noi, se abbiamo da giudicare, giudichiamo noi stessi, come dice l'Apostolo. E guardiamo con occhio di amore tutti, chi ama non giudica. Chiediamo al Signore di penetrare nel fondo del cuore, perché il conflitto, lo stato conflittuale, di cui tante volte non abbiamo colpa, si è risanato dalla sua misericordia e il nostro cuore risanato possa essere la sede dell'amore, la sede della verità, per cui vediamo tutti in Dio, comprendiamo tutti e non giudichiamo nessuno, non condanniamo nessuno. Il Padre non vi condanna,
Il figlio non vi condanna, lo spirito non vi condanna, la parola di Dio diventa lo specchio e chi ci condanniamo dobbiamo essere noi davanti allo specchio della parola di Dio. Soltanto uno ci condanna ed è il maligno, lui sì. Prima ci istiga al male, poi si mette davanti al trono di Dio e dice a Dio di condannarci. Lui è il grande accusatore. Non allineiamoci all'accusatore, allineiamoci a Dio, che non condanna nessuno. E invochiamo Maria, nostra madre, la pura, la santa, che non condannò mai nessuno, pur essendo senza macchia. O Signore, invochiamo la tua luce in questo momento, invochiamo il tuo amore in questo momento, invochiamo il tuo fuoco che consumi dentro di noi questo male che portiamo, che scenda fino al conflitto che è dentro il nostro cuore, perché si è bruciata la causa del conflitto, la radice della critica permanente, perché se si è risanato il nostro è il nostro giudizio, e nell'umiltà non giudichiamo mai nessuno con giudizio di condanna, ma amiamo tutti come tu ami tutti. O Spirito di Dio, scendi, fuoco che consuma, scendi dentro di noi e purifica l'intimo del nostro cuore. Spirito di Dio, se non sei tu a scendere dentro di me e a purificare il mio cuore, io resterò nel mio peccato. Scendi, Spirito di Dio, nel mio cuore. O Spirito di Dio, scendi nella mia mente. Se tu non scendi, io resterò nelle tenebre. Spirito di Dio, sia luce per me, sia fuoco per me. Vieni, o Spirito di Dio, scendi dentro di me, lava la mia mente, lava il mio cuore. Aspergimo, Signore, con l'isopo e sarò mondato. Lavamo, Signore, sul troppo bianco della neve. Colga dal tuo cuore squarciato, Cristo Signore, l'acqua viva che rinnova la vita. Si presta bene ad una riflessione sul nostro atteggiamento interiore, atteggiamento che abbiamo prospettato poco fa nel rito di purificazione. Gesù dice questa parabola
per alcuni, i quali presumevano di essere giusti, e in questa presunzione di essere giusti disprezzavano gli altri come se fossero peccatori. Premetto che davanti a Dio tutti siamo peccatori, non si salva nessuno, dice la Scrittura, non c'è nessun giusto, neppure uno. L'unico giusto è Gesù Signore. E se la coscienza ci accusa di peccato, abbiamo Lui che ci giustifica con il suo sacrificio e ha pagato per tutti. Ma tutti, pari pari, siamo peccatori. È una verità che dobbiamo tenere sempre di fronte ai nostri occhi. Siamo stati giustificati da Cristo Signore per la sua infinita misericordia, ma siamo peccatori davanti a Dio, tutti esposti al peccato, grandi e piccoli, virtuosi o meno virtuosi, tutti esposti al peccato. E se Dio non ci sostiene, tutti pari pari siamo in grado di fare il male, siamo esposti a fare il male. È solo una grazia di Dio che ci sostiene, ed è per la grazia di Dio che l'uomo è buono. L'uomo cattivo non ha la grazia di Dio che lo sostenga, per cui ogni giudizio sulla bontà o sulla miseria di una persona è un giudizio che non tiene conto della grazia del Signore. Se tu sei buono, lo sei per grazia di Dio. Quello è cattivo, non ha quella grazia sufficiente. Per colpa sarà sua, anche sua, la grazia sufficiente per essere buono. E allora nella coscienza di essere tutti peccatori, almeno in potenza, cerchiamo di essere retti nel giudizio. Non condanniamo nessuno, non giudichiamo nessuno, perché giudicando gli altri giudichiamo noi, condannando gli altri condanniamo noi. Ecco allora la parabola. Gesù ce l'aveva con i farisei. Questa pianta che il Padre mio non ha piantato sarà sradicata. Essi volevano i primi posti. Erano dei laici, i quali volevano i primi posti, giudicavano tutti e tutto, si credevano giusti, osservatori della legge, e Gesù non li poteva sopportare, perché erano superbi e ciechi. Fariseo cieco, spesso questa parola risuona sulla bocca di Gesù. Fariseo cieco, se leggete tutte le invettive contro i farisei, ve ne accorgete di questo animo che aveva Gesù contro i farisei, perché erano falsi e lui era la verità, e la falsità viene dal maligno, il quale non perseverò nella verità fin dall'inizio. Eppure si credevano santi, si credevano giusti, e la gente li riveriva come santi e giusti, mentre in fondo erano peccatori più degli altri. E allora due uomini entrano nel Tempio. Uno è fariseo, l'altro è pubblicano. Pubblicano è il peccatore pubblico, cioè colui che vive
degli affari della terra, colui che traffica il denaro. Matteo era un pubblicano, era l'esattore della città e nell'esattoria abusava, togliendo a destra e a sinistra. Non erano ben visti i pubblicani perché erano ligi al governo, facevano gli interessi del governo, ma facevano gli interessi propri e opprimevano la gente. Comunque erano considerati peccatori. E allora uno considerato giusto, fariseo, e l'altro considerato peccatore, pubblicano, entrano nel Tempio. Guardate l'atteggiamento. Il fariseo sta in piedi, non si prostra per terra, lui è giusto, non è come gli altri, e prega, allarga le braccia, dondola le filatterie che sono nelle braccia e sul capo, dove sono scritti tutti i comandamenti di Dio, perché dice la legge di avere davanti agli occhi i comandamenti del Signore. Ed essi scrivevano tutti i 10 comandamenti del Signore e si rimettevano davanti agli occhi, in modo che agitando la testa li avevano davanti agli occhi, in quanto poi l'osservanza questa era un'altra cosa. L'importante era l'apparenza, avere i comandamenti di Dio scritti nelle frange delle braccia e davanti agli occhi. E allora questo fariseo si presenta e incomincia così: Signore, io ti ringrazio, perché sono buono, io sono buono. Buono tu in cielo, buono io qui sulla terra. Ti ringrazio e te lo provo che sono buono. Le decime e le pago. Il digiuno e te lo faccio due volte alla settimana. Le preghiere e te le faccio. Ti ringrazio, Signore, perché sono buono. Poi non sono come gli altri. Ah, non c'è da prendere nessuno in questo mondo. Non c'è da prendere nessuno. Tutti ingiusti, furfanti, adulteri, ladri, mascalzoni, tutti pari pari. Buono ci sono solo io e per questo ti ringrazio. Tu buono in cielo, io buono sulla terra. Grazie, Yahweh. E mentre agitava la testa, gli occhi vanno sul pubblicano che non aveva avuto l'ardire di andare oltre la soglia. Era là in un angolo che gli batteva il petto e dice: no, poi non sono come questo pubblicano. Ma con quale faccia è entrato qua dentro nel Tempio Santo tuo a profanare questo Tempio? Non sono come quel mascalzone, quel pubblicano. Ah, Signore, ti ringrazio. Così fece la preghiera e tornò a casa sua, dondolandosi, uscendo dal tempio, vestito di bianco, perché vestivano di bianco, ma il cuore era nero. La gente lo riveriva: ecco il santo, ecco il buono, ecco il giusto, ecco l'osservatore della legge. E lui rispondeva agli inchini della gente. Bello, tronzio, andò a casa sua, soddisfatto. Andiamo al pubblicano. Egli si ferma a distanza da Dio. Non osa avvicinarsi al Santa Santorum, perché è compreso dalla sua indegnità. Lui sì che è nella luce,
che nella luce vede il suo peccato e nella luce, perché chi si avvicina a Dio è investito della luce e vede il proprio peccato. Isaia, quando nel Tempio del Signore vide lui seduto sul trono e i cherubini e i serafini attorno a lui, mentre i serafini dicevano: Santo, 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 Signore Dio degli eserciti, lui si sentiva impuro. Oimè, oimè, sono un uomo impuro. E in mezzo a un popolo impuro io abito. Perché la luce del Signore, che illumina l'uomo, fa vedere all'uomo la sua nequizia, il suo peccato. Qui abbiamo un uomo che è nella luce, non è il fariseo cieco che non vede. Come Pietro, quando si accorge di Gesù che cammina sulle acque, alla luce di Cristo dice: Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. Come Francesco d'Assisi, che si credeva il più grande peccatore, aveva le stimmate, e si credeva il più grande peccatore, e pregava a frate Bernardo di calpestarlo, frate Leone di passargli sopra per obbedienza, e sputacchiarlo, e dirgli: così meriti di essere trattato, Francesco, figlio di Pier di Bernardone. Come San Domenico, il quale prima di entrare in una città girava per predicare, si buttava per terra e piangeva, piangeva. Signore, diceva, non castigare i cittadini di questa città a causa mia. Io sono un peccatore che entro in questa città a causa mia, non castigare gli abitanti della città. Ecco come si sentiva i santi. Perché? Perché sono nella luce. Ed essendo nella luce, è tanta la visione che hanno dei propri peccati che non fanno altro che buttarsi per terra e stare per terra. Conquisi dalla luce, vedono il proprio peccato e confessano il proprio peccato. Non hanno tempo di guardare gli altri, tanto meno di giudicare gli altri. Chi giudica gli altri è nelle tenebre, non vede, è cieco. E colore pubblicano è nella luce, diversamente dal fariseo che credeva di essere nella luce ed era nelle tenebre. Non ha l'ardire di alzare gli occhi al santo e si batteva il petto. Pietà di me, Signore, sono un peccatore. E diceva la verità, riconosceva la verità. E a Dio piace l'uomo che confessa. Perché lui è verità. Gli uomini si distinguono da questo. Non perché uno è peccatore e l'altro è giusto, no, tutti siamo peccatori. Uno è giusto quando riconosce di essere peccatore. Uno è peccatore quando non riconosce di essere peccatore. Ma tutti siamo peccatori davanti a Dio, almeno potenzialmente. E allora tutti e due uscirono. Esce anche il pubblicano e va a casa sua. La gente che lo vede dice: che razza di uomo è questo? Non solo fa il pubblicano fuori, all'ardire di entrare nel tempio del Signore, e lo guarda con occhio così di disprezzo, lo giudica male. La gente giudicava bene il fariseo vestito di bianco,
e giudicava male il peccatore, il pubblicano che usciva dal tempio. Però davanti a Dio le cose sono diverse, molto diverse. Davanti a Dio il pubblicano è un peccatore e il peccatore è santo, perché Dio ha giustificato e ha vestito di bianco il peccatore che riconosce il suo peccato, mentre disprezza e fa rimanere nel peccato l'uomo vestito di bianco che in verità nel cuore è nero. Gesù conclude che chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. È la via che ci traccia il Signore per trovarci bene davanti a Lui, umiliarci davanti al Signore, riconoscere che siamo peccatori, buttarci per terra e dire: pietà di me, Signore. Signore, non son degno che tu entri in casa mia, ma di una parola il tuo servo sarà guarito, sarà salvato. Dovremmo dirlo spesso, questo versetto che troviamo nel Vangelo e ritroviamo nella liturgia. Dovremmo dire spesso questa parola: Signore, non son degno. E diremo sempre la verità. Non sbaglieremo mai: Signore, non son degno. In pratica, fratelli e sorelle, non siamo corrivi nel giudicare. Qui il giudizio di Dio è diverso da quello nostro. Quante volte il giudizio nostro non colliva con quello di Dio, e in cielo avremo delle sorprese. Coloro che credevamo santi, se sono ancora in cielo, se entrano in cielo, saranno negli ultimi posti. Coloro che credevamo peccatori saranno ai primi posti, perché il giudizio di Dio è molto diverso dal giudizio degli uomini. E Dio può esaltare anche un grande peccatore ai fastigi della santità in un istante, a quell'assassino che aveva ucciso e che era accanto a lui. Gesù disse: oggi sarai con me in paradiso, perché la misericordia di Dio distrugge il peccato. Noi non sappiamo come siamo davanti agli occhi di Dio. Per cui la cosa più saggia che possiamo fare è non credersi giusti, come detto all'inizio del Vangelo, ma credersi peccatori e umiliarci come peccatori davanti a Dio e non giudicare mai nessuno, perché il giudizio è di Dio, sapendo che tanti di noi che passano per peccatori, per persone poco buone, sono migliori di noi davanti agli occhi di Dio e ci precederanno nel giudizio. In verità vi dico che i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel regno di Dio. Quante prostitute noi vedremo in cielo, in posti più alti dei nostri, di noi che abbiamo praticato la giustizia, che abbiamo camminato in questo mondo frequentando la Chiesa, perché la misericordia di Dio è infinita e Dio può mutare così una persona di punto in bianco. Tu oggi eri peccatore, domani sei santo davanti a Dio, perché la grazia di Dio che ti ha preservato dal peccato
può cambiare la vita di un uomo e farlo diventare santo. Quanta sorpresa avremo in cielo, quanti carcerati che scontano le loro pene saranno in cielo in luogo più alto che noi, sono più santi di noi, e quanti preti, frati, suore, magistrati che noi crediamo buoni sono agli infimi posti, perché il giudizio di Dio è nella verità, e la verità la possiede soltanto Dio. Noi possiamo ingannarci. Se non vogliamo ingannarci, siamo umili davanti a Dio, umiliamoci, e siamo retti davanti agli occhi degli altri, non giudichiamo nessuno. Non giudicate e non sarete giudicati. Con la misura con cui giudicherete gli altri, sarete giudicati anche voi. Questo serve per il nostro ammonimento. Amen. Signore, ci mettiamo tutti davanti a te. Tutti ci battiamo il petto e ti chiediamo perdono dei nostri peccati. Soltanto così la tua luce splenderà sui nostri volti. Vogliamo, Signore, questa mattina, attraverso questa potente parola che tu, o Signore, ci hai voluto dire, annunziare, proclamare in mezzo a noi, vogliamo, Signore, fermare un attimo tutto davanti a noi, la nostra mente, il nostro cuore, perché tu questa mattina ci stai dicendo che vuoi fare passare la nostra guarigione attraverso il rifiuto dei giudizi, il rifiuto dei pregiudizi, il rifiuto del peccato. Tu vuoi fare passare questa nostra guarigione, questi nostri biglietti, queste nostre sofferenze attraverso la presa di coscienza che noi giudichiamo e giudichiamo non come te, o Signore, ma giudichiamo come uomini. Noi abbiamo fatto piangere tanti fratelli e tante sorelle, e se noi non prendiamo questa coscienza questa mattina davanti a te, non ci sarà guarigione per le nostre vite. Allora vieni, o Signore, perché la malattia che abbiamo contratto è molto più grave di quello che noi immaginiamo. Io credo, Signore, che la Tua parola è verità, e credo che questa omelia, questa mattina, è profezia per tutti noi. E allora guai a noi se non abbiamo ascoltato la Tua parola. Mimmo da Palermo chiede, Signore, lavoro e provvidenza. Mario dalla Germania, lo stesso. Ina e Lorenzo. Pino, Rita, Angelo e Maria, Giuseppe da Gela, Luigi e Rita di Agrigento, Antonino e Tommaso chiedono, Signore, lavoro e provvidenza. E noi per tutti ti preghiamo e tutti ti ringraziamo, Signore, per quello che farai. Grazie, Signore Gesù. Ascolta, Signore, le preghiere che abbiamo presentato in questo momento davanti a te, e la tua guarigione scenda su di noi, scenda su tutte queste care persone che ti supplicano. Guarda quelli che da lontano scrivono, telefonano, guarda quelli che da vicino hanno presentato i loro biglietti e hanno manifestato le loro malattie, perché tu scenda come guarigione su queste malattie. Guarda su di noi, oh Signore, anche noi siamo tutti malati nello spirito, malati nel cuore. Dacci la vista degli occhi, Signore, perché noi vediamo il nostro peccato e vediamo la tua misericordia.
guarisci i nostri giudizi, i nostri pregiudizi, guarisci il nostro cuore. Signore, ti apriamo il cuore perché tu lo purifichi e perché l'onda del tuo amore scenda a riserare il nostro cuore, i nostri occhi. Signore, la tua grazia scenda questa mattina su tutti noi e porta la guarigione nella mente, del cuore, nell'anima e del corpo. Ci presentiamo a te, o Gesù, medico dei corpi e delle anime, vieni in mezzo a noi e per la parola che tu ci hai dato guariscici. Guariscici, oh Signore, per l'Eucaristia che tu ci darai. Tu sei la nostra guarigione, tu sei la nostra liberazione, tu sei il nostro medico. Ci presentiamo tutti a te questa mattina e ti diciamo: guariscici, oh Signore. Guariscici, oh Signore. Adesso ti presentiamo, Signore, alcune persone. È crollato un palazzo nella nostra città, ci sono delle vittime sorprese così dal crollo, senza avere la possibilità di sfuggire e di salvare la propria vita. Signore, per tutte queste care persone che sono state colpite e sono morte, per le altre persone che sono state colpite perché di punto in bianco hanno perduto la casa e tutti gli averi, noi ti preghiamo. Signore, ti preghiamo per le vittime degli incidenti stradali, si moltiplicano ogni giorno, la morte è in agguato ogni giorno nelle nostre strade. Signore, ti chiediamo la prudenza in coloro che guidano. Ti chiediamo che il nemico di ogni bene che sta sempre in agguato per far succedere incidenti siano fermati dagli angeli santi. Signore, ti preghiamo perché tutti quelli che sono stati colpiti in questi giorni da incidenti stradali ritrovano la salute, e ti preghiamo perché oggi, domani, per domani, in questi giorni, non ci siano incidenti stradali che possano uccidere le persone. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltati, Signore. E adesso, Signore, ti presentiamo tutta la città. Questa città peccatrice, te la presentiamo, ti presentiamo i governanti della città, i giudici, i tribunali, ti presentiamo tutti coloro che commerciano e ti presentiamo tutti i poveri, incominciando dai poveri della propria libertà, i carcerati, che tante volte raggiunti dalla tua grazia sono più santi di noi, che offrono la loro vita in espiazione dei loro peccati. Signore, ti preghiamo per i carcerati, per gli angariati nelle carceri, per quelli che aspettano di essere giudicati e sono lasciati in prigione, perché il giudizio viene dilatato, viene postergato e intanto restano in carcere. Ti preghiamo per quelli che sono oppressi dagli uomini, per gli angariati, per i falliti, per tutti quelli che si trovano in grave necessità, per tutte queste care persone, senza che noi vogliamo giudicare il loro operato. Noi ti preghiamo perché la tua grazia venga a coprire il loro bisogno spirituale e materiale. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltati, oh Signore. Signore, ti preghiamo per tutto il mondo che è immerso nelle tenebre. Ti preghiamo per tutti quelli i quali sono esposti agli inganni del maligno che gira per il mondo. Signore,
ti chiediamo che la tua verità brilli davanti ai nostri occhi, che l'inganno del maligno non metti fuori strada i tuoi credenti. Ti preghiamo che la malizia di questo mondo non corrompa i bambini. Signore, oggi chiediamo per l'intercessione di Maria il trionfo della verità sulla menzogna, il trionfo del bene sul male. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo santo che tu hai voluto. Ascoltali dai cieli, dal luogo della tua dimora, ascolta e perdona. Amen. Canto numero 167. Illuminare e fortificare nella mente. Noi ti preghiamo per tutti loro e ti diciamo, Signore, aiutali. Mimmo da Palermo chiede, Signore, lavoro e provvidenza. Mario dalla Germania, lo stesso. Ina e Lorenzo, Pino, Rita, Angelo e Maria, Giuseppe da Gela, Luigi e Rita di Agrigento, Antonino e Tommaso chiedono, Signore, lavoro e provvidenza. E noi per tutti ti preghiamo e tutti ti ringraziamo, Signore, per quello che farai. Grazie, Signore Gesù. Ascolta, Signore, le preghiere che abbiamo presentato in questo momento davanti a te, e la tua guarigione scenda su di noi, scenda su tutte queste care persone che ti supplicano. Guarda quelli che da lontano scrivono, telefonano, guarda quelli che da vicino hanno presentato i loro biglietti e hanno manifestato le loro malattie, perché tu scenda come guarigione su queste malattie. Guarda su di noi, o Signore, anche noi siamo tutti malati nello spirito, malati nel cuore. Dacci la vista degli occhi, Signore, perché noi vediamo il nostro peccato e vediamo la tua misericordia. Guarisci i nostri giudizi, i nostri pregiudizi, guarisci il nostro cuore. Signore, ti apriamo il cuore perché tu lo purifichi e perché l'onda del tuo amore scenda a riserare il nostro cuore, i nostri occhi. Signore, la tua grazia scenda questa mattina su tutti noi e porti la guarigione dalla mente, del cuore, dell'anima e del corpo. Ci presentiamo a te, o Gesù, medico dei corpi e delle anime, vieni in mezzo a noi e per la parola che tu ci hai dato guarisci. Guarisci, o Signore, per l'Eucaristia che tu ci darai. Tu sei la nostra guarigione, tu sei la nostra liberazione, tu sei il nostro medico. Ci presentiamo tutti a te questa mattina e ti diciamo, guariscici, oh Signore. Guariscici, oh Signore. Adesso ti presentiamo, Signore, alcune persone. È crollato un palazzo nella nostra città. Ci sono delle vittime sorprese così dal crollo, senza avere la possibilità di sfuggire e di salvare la propria vita. Signore, per tutte queste care persone che sono state colpite e sono morte, per le altre persone che sono state colpite perché di punto in bianco hanno perduto la casa e tutti gli averi, noi ti preghiamo. Ascoltaci,
Signore, ti preghiamo per le vittime degli incidenti stradali. Si moltiplicano ogni giorno. La morte è in agguato ogni giorno nelle nostre strade. Signore, ti chiediamo la prudenza in coloro che guidano. Ti chiediamo che il nemico d'ogni bene che sta sempre in agguato per fare succedere incidenti siano fermati dagli angeli santi. Signore, ti preghiamo perché tutti quelli che sono stati colpiti in questi giorni da incidenti stradali ritrovano la salute, e ti preghiamo perché oggi, domani, postdomani, in questi giorni non ci siano incidenti stradali che possono uccidere le persone. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E adesso, Signore, ti presentiamo tutta la città. Questa città peccatrice, te la presentiamo, ti presentiamo i governanti della città, i giudici dei tribunali, ti presentiamo tutti coloro che commerciano e ti presentiamo tutti i poveri, incominciando dai poveri della propria libertà, i carcerati, che tante volte raggiunti dalla tua grazia sono più santi di noi, che offrono la loro vita in espiazione dei loro peccati. Signore, ti preghiamo per i carcerati, per gli angariati nelle carceri, per quelli che aspettano di essere giudicati e sono lasciati lì in prigione, perché il giudizio viene dilatato, viene postergato e intanto restano in carcere. Ti preghiamo per quelli che sono oppressi dagli uomini, per gli angariati, per i falliti, per tutti quelli che si trovano in grave necessità, per tutte queste care persone, senza che noi vogliamo giudicare il loro operato. Noi ti preghiamo perché la tua grazia venga a coprire il loro bisogno spirituale o materiale. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, ti preghiamo per tutto il mondo che è immerso nelle tenebre. Ti preghiamo per tutti quelli i quali sono esposti agli inganni del maligno che gira per il mondo. Signore, ti chiediamo che la tua verità brilli davanti ai nostri occhi, che l'inganno del maligno non metti fuori strada i tuoi credenti. Ti preghiamo che la malizia di questo mondo non corrompa i bambini. Signore, oggi chiediamo per intercessione di Maria il trionfo della verità sulla menzogna, il trionfo del bene sul male. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore.